Bentornati su Notebook Italia, io come al solito sono Andrea, oggi effettuerò un velocissimo unboxing di Nubia, questo è il modello X come potete vedere, 64 GB di memoria interna con 6 GB invece di memoria RAM, tolgo la pellicola e vediamo cosa è ricompreso all'interno della confezione di vendita, questa la mettiamo via. E andiamo ad effettuare l'unboxing. Abbiamo immediatamente la X. Andiamo a togliere il tutto. Questo è il dispositivo che, come potete vedere, è in colorazione nera. La vado subito a sfilare in modo che si possa comunque fare un primo veloce visione del dispositivo. Allora, lo mettiamo qui e lo accendiamo. Quindi si sta avviando. Proseguiamo con quello che è ricompreso all'interno della confezione. In questo scatolino c'è un cavo in colorazione bianca con cavetto di tipo C e USB invece di tipo A. Mettiamolo da parte. È presente anche l'adattatore, quindi non c'è sul frame un jack da 3,5 mm. Guardiamo invece il caricatore, molto piccolo, colorazione bianca, preso ovviamente cinese, con un'uscita 15 watt, 5 volt 3 A per una ricarica sufficientemente veloce, oppure 12 volt 1,5 A. Mettiamolo via, vediamo se c'è la lingua italiana. Quindi mettiamo quella inglese, andiamo avanti, andiamo avanti. Sono d'accordo, andiamo avanti, sono d'accordo. Questo possiamo invece skipparlo, andiamo avanti. Allora vi faccio un velocissimo riepilogo di quelle che sono le caratteristiche tecniche di questo dispositivo, colorazione nera, e forse voi non riuscite ad intravedere tanto che sotto la scocca c'è in realtà un secondo display, è disponibile anche la modalità squeeze, quindi ci saranno alcune azioni che saranno in effetti possibili attraverso la pressione in questo punto. Ovviamente ora c'è bisogno di una calibrazione di un certo tipo. E come potete vedere, la caratteristica incredibile è quella di avere un secondo display posizionato nella parte posteriore, il peso è di 181 grammi. Quindi per switchare da uno schermo all'altro dovremo fare una pressione e ruotare sull'asse il prodotto. Quindi ora ritorniamo qui. Ecco, un prodotto che è davvero molto molto bello. Quindi la configurazione è andata a buon fine. Quindi questo è il dispositivo, come potete vedere su quattro lati è del tutto bezel-less. Abbiamo all'interno un processore Qualcomm Snapdragon 845 con un Adreno invece 630. Il modello è 6 GB di memoria RAM, 64 GB di storage interno, ma ci sono anche disponibili altri modelli da 8 GB di RAM e 128 256 GB di storage interno. Nella parte posteriore 16 megapixel più una fotocamera da 24 megapixel, anteriormente invece un display da 6,3 pollici, davvero molto bello così a primo acchitto, e una definizione che è di 2280x1080 punti con un rapporto 19 noni, 403 dpi a bordo. Guardiamo che versione è disponibile del sistema a bordo Android nella sua versione 8.1.0.
e sono anche disponibili diversi swipe per potersi muovere all'interno dell'interfaccia. Un prodotto davvero molto interessante, dual sim dual standby, con la possibilità, ve lo faccio vedere ancora una volta, di avere un secondo display nella parte posteriore con realizzazione curva sui bordi, e quindi insomma un dispositivo che è particolarmente pregiato. Nella parte superiore c'è un quindi sensore ad infrarossi, secondo microfono, interruzione sul frame per riuscire ad avere un'ottima connessione, il tasto di accensione e spegnimento leggermente riconoscibile grazie al taglio diamante, questa scanalatura che è simmetrica anche su quest'altro lato e che quindi vi permetterà di andare ad eseguire una serie di azioni. In basso la porta di tipo C con l'altoparlante di sistema, il primo microfono ed altre due interruzioni per permettere la connettività nel migliore dei modi, il tasto per la regolazione dei volumi, il carrellino per l'installazione di due nano SIM e ovviamente la seconda scanalatura, ripeto ancora una volta facendovi anche l'attivazione dello schermo posteriore. Doppia fotocamera che è da 16 megapixel e 24 megapixel. Un prodotto che testeremo e la cui recensione sarà disponibile in tempi molto stretti qui su Notebook Italia. Ovviamente seguiteci per non perdervela in nessun caso. Insomma, un prodotto che ha davvero dell'incredibile e penso possa essere particolarmente interessante. Il prezzo al pubblico con il cambio attuale è all'incirca di 450 euro, ovviamente dipenderà se anche questo dispositivo sarà quindi presente e in che versione all'interno del nostro mercato. Per il momento è tutto e ovviamente continuate a seguirci anche sul sito.